Grandissimi ragazzi, bentornati qui con me per un nuovo appuntamento. Vi chiedo innanzitutto come state. Ci siamo cimentati nell'ultima volta a preparare insieme una confettura, una marmellata di fichi e cannella. L'avete fatta insieme a me? Avete seguito tutti quanti i passaggi? Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti come vi è venuta ed iscrivetevi al canale attivando la campanella per rimanere aggiornati sui video che verranno caricati. Ma su cosa ci concentriamo oggi? Su un ottimo secondo. Facciamo un coniglio saporito all'aceto bianco. Eh sì, un'idea un pochino particolare che è frutto di un qualcosa che faceva mia mamma. Ora ho ripreso la ricetta in mano, l'ho un pochino modificata secondo quelli che sono i miei gusti, ve la trasferirò a voi. Quindi, se siete curiosi di vedere quali sono gli ingredienti per preparare quest'ottimo secondo, seguitemi perché i fornelli ci aspettano. Quindi, mettiamoci al lavoro. Questi sono gli ingredienti che ci serviranno: 4 spalle di coniglio, uno spicchio d'aglio, una carota, mezza cipolla bionda, 3 rametti di rosmarino, un pochino di foglioline di timo fresco, olio, pepe bianco, un bicchiere di vino bianco e mezza tazzina di aceto di vino bianco. Mettiamoci subito al lavoro. Per prima cosa ci occupiamo della cipolla e della carota. Ho già tolto le due parti di fondo e con un pelapatate andiamo a sbucciare, a togliere tutte le impurità poste sulla superficie proprio della nostra carota. Dopo aver pulito per bene la carota, puliamo, come ho fatto io in questo caso, anche la cipolla. Ho ridotto la carota in pezzettini abbastanza grossolani e ho fatto la stessa cosa anche con la cipolla. Questa marinatura davvero spingerà, una volta che andremo a gustare queste spalle di coniglio insaporite d'aceto bianco, con la marinatura che andremo a creare veramente il sapore sarà fantastico. Vediamo come continuare con la preparazione. Eccoci con l'aglio. Noi ora andiamo a togliere tutta la buccia, tutta la parte ovviamente non commestibile come in questo caso, e lo sono andato a suddividere in pezzettoni abbastanza grossi. Prendiamo la ciotola e andiamo a mettere tutto il trito all'interno. Ecco qui la ciotola, trasferiamo dal tagliere il trito all'interno della nostra boule. Dopodiché andiamo a mettere un po' di sale. Sono andato a mettere anche la mezza tazzina d'aceto bianco. Inseriamo anche il vino bianco. Ed è arrivato il momento di mettere anche il coniglio. Un goccino d'olio, un pochino di pepe bianco ed infine le nostre spezie fresche. Abbiamo detto timo e rosmarino. Una volta che abbiamo messo tutti quanti gli ingredienti all'interno della ciotola, possiamo andare a mescolare per bene. Noi questa marinatura che abbiamo fatto appunto con tutte le verdure a trito, tutte quante le nostre spezie, l'aceto, il vino, il sale, il pepe bianco, li andiamo a riporre in frigorifero. In questo modo, dopo che l'abbiamo per bene girato e mescolato, le andiamo a mettere in frigorifero chiuse con una pellicola per circa 2 ore. Andiamo a creare all'interno del coniglio tutta quanta la freschezza di questi ingredienti e tutto l'aroma che poi si sprigionerà una volta che cucineremo questo piatto. Quindi pellicola e in frigorifero per 2 ore. Perfetto, siamo arrivati al punto in cui cuoceremo il coniglio, quindi prendiamo una padella, accendiamo il fuoco, andiamo a mettere dell'olio in padella, abbondante. Quale sarà il procedimento da fare? Andiamo a prendere il coniglio, lo andiamo ad adagiare in padella, senza le verdure, senza il trito e senza tutte quante le spezie, e lo andiamo a sigillare bene su tutte quante le parti. Questo permetterà il trattenimento dei liquidi, che in cottura è molto importante. Quindi continuiamo mettendo tutte quante le nostre spalle di coniglio all'interno della padella. Abbiamo il coniglio in padella, ma dall'altra parte nella nostra ciotola è rimasto il trito insieme all'aceto di vino bianco e il vino. Non lo buttiamo ovviamente, andremo però a filtrarlo per poter quindi mettere la parte liquida in un bicchierino che ci servirà durante la cottura principale, dopo che abbiamo sigillato il coniglio, e il trito lo andremo a mettere per l'appunto verso metà cottura. Questo permetterà di dare un sapore ancora migliore e poi vi faccio vedere un piccolo trucco e un piccolo segreto. Ecco quello che abbiamo ottenuto. Abbiamo suddiviso il trito
dai liquidi. Ora andiamo a vedere a che punto è il coniglio, giriamo, ecco, vedete, si crea quest'ottima crosticina. Dopo che si è creata anche da quest'altra parte, come vedete, possiamo andare ad aggiungere i liquidi. Facciamo sfumare il vino, dopodiché possiamo aggiungere anche il nostro bel trito. Andiamo a mettere ancora un po' di sale, oltre a quello che avevamo messo nella marinatura. Ed è giunto il momento di andare a mettere l'aceto insieme al vino. Lasciamo evaporare l'alcol, copriamo, cuociamo per circa un quarto d'ora, dopodiché possiamo andare ad inserire il nostro trito. Ora che finalmente l'alcol è evaporato, abbassiamo la fiamma e possiamo andare a coprire. Sono trascorsi 15 minuti, quindi noi andiamo a scoperchiare. Oh, il nostro sughetto si è ben ristretto. Ora è arrivato il momento di mettere le nostre verdure insieme alle spezie, quindi andiamo a inserirle in padella. Quindi una volta che abbiamo messo, come avete visto, il trito, andiamo a coprire per altri 10 minuti. Gli altri 10 minuti sono trascorsi, quindi andremo a togliere il coperchio, andiamo ovviamente a girare anche un po' il coniglio, perché non lo vogliamo far cuocere diciamo sul fondo della padella solo da una parte, quindi giriamo in questo modo e andiamo nuovamente a coprire per altri 10 minuti. Ecco, sono trascorsi alcuni minuti ancora, io mi sto accorgendo però che i liquidi, l'acqua comincia ad asciugarsi troppo, quindi ecco il consiglio che vi do è di controllare, comunque mettere un goccino d'acqua ovviamente se manca, come in questo caso. Siamo giunti praticamente a fine cottura, quindi andiamo a togliere di nuovo il coperchio e come vedete il coniglio è pronto e sono pronte anche le verdure. Quale altro procedimento facciamo ora? Guardate un po'. Andiamo a togliere via il coniglio dalla padella, lo mettiamo, lo riponiamo in una ciotola, in questo modo. Se trovate qualche pezzettino di verdura attaccato, toglietelo, poi vi faccio vedere perché. Spegniamo il fuoco sotto la padella e con un mini pimmer andremo a creare una sorta di purea. E questo davvero è il segreto di questo piatto, perché spingerà i sapori davvero ad un livello pazzesco. Cominciamo! Ecco ragazzi che la nostra purea è pronta, però siccome io la trovo ancora un pochino liquida, io accendo il fuoco, lascio restringere per bene, ci vado però anche ad aggiungere giusto un goccino d'olio e con una spatolina cerco di non farla attaccare sul fondo della padella. Bene, la purea si è ristretta al punto giusto, proprio come volevo io. Spengo il fuoco e andiamo a impiattare. Bene, possiamo andare a impiattare. Guardate che bella consistenza ha la purea. Noi la andiamo ad adagiare per bene qui. Andiamo a mettere anche il coniglio. Un pochino di pepe bianco intorno. Ed un po' di rosmarino. Ecco che il piatto è pronto. Possiamo andare ad assaggiarlo. Vi è piaciuto ragazzi preparare insieme a me questo coniglio? Vi assicuro che il risultato finale che ora andremo a degustare è davvero top. Andiamo a vedere allora com'è venuto, assaggiamo un pochino. Allora guardate, è morbidissimo, innanzitutto c'è da dire che è molto morbido. Andiamo ad assaggiarlo insieme al nostro trito e alle nostre spezie, sentiamo un po'. Top, davvero top. Equilibrato, si sente un pochino l'agro dell'aceto ma non è esagerato, il sapore delle spezie e del trito che abbiamo realizzato con la carota, la cipolla e l'aglio spinge benissimo il sapore, è davvero buonissimo. Mi raccomando, seguitemi sulla mia pagina Instagram, andate a visitare le mie stories, i miei post, la cucina per tutti 1.0. Iscrivetevi al canale, lasciate qui sotto dei commenti e attivate la campanella per rimanere aggiornati sempre sui video che verranno caricati. Da Chef Fabio dalla Cucina per Tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!